Succede tutto nella ripresa, termina 2-2 la sfida del De Marsi tra Avezzano e San Benedettese. I rossoblù passati inizialmente in svantaggio a causa della rete di Roberti sono poi riusciti a ribaltarla nel giro di due minuti, prima con Danilo Alessandro al suo primo gol in stagione, poi con Nazareno Battista che aveva momentaneamente riportato il San Benedettese in vantaggio. Sul finale un rigore procurato dal subentrato Ortolini e poi trasformato ancora da Roberti ha portato il risultato sul definitivo 2-2. Dopo le vittorie con Sora e Tivoli, quindi la San Benedettese raccoglie un punto qui contro i marsicani. Andiamo quindi a sentire adesso le dichiarazioni dei protagonisti. Abbiamo fatto un'ottima partita su un campo difficile contro una squadra forte. Noi l'abbiamo limitata tanto, abbiamo concesso pochissimo, noi abbiamo avuto tante palle gol, anche il primo tempo per andare in vantaggio abbiamo avuto occasioni, abbiamo avuto dopo il 2-1 un paio di situazioni per poter far gol, è stato bravo anche il loro portiere. E chiedere di più ai ragazzi oggi no, perché comunque anche la prima volta che andiamo sotto c'è stata, quindi c'era anche da capire un attimo come potessero reagire a questa situazione nuova, e la reazione è stata veemente, è stata una reazione cattiva, la squadra che non ci sta a subire, diciamo così, il gol. È stata una grande reazione e poi ho detto dai, poi la partita poteva finire così e non è andata male. Anche se non è arrivata la vittoria, quante certezze gli sta dando questo 11 che oggi è lo stesso schierato contro il Tivoli, chiaramente al di là di Pezzola inserito al posto di Sbardella? No, ma certezze indipendentemente dai giocatori, a me le dà la squadra, me le dà durante la settimana, io li vedo continuamente in crescita, li vedo anche fisicamente. L'unico dispiacere oggi è un po' in più è l'infortunio di Lucas Bardella dietro, perché comunque anche se poi Leo è un titolare praticamente per noi, è un giocatore forte, è entrato bene, ha fatto un'ottima partita, quindi il 2-2 dispiace anche questo infortunio, perché è un po' così strano, perché dopo pochi minuti l'infortunio muscolare è un po' assurdo, ecco. Il rigore come l'ha visto? Il rigore non lo so, il portiere mi ha detto che lui comunque ha contrastato la palla e ha preso il pallone sul colpo dell'avversario e poi dopo c'è stato il rimpallo e la palla sembrava che andasse fuori. Secondo me c'era un rigore il primo tempo per noi su Battista, abbastanza netto all'inizio. L'arbitro ha arbitrato bene, onestamente. Secondo me qualche episodio, poi dopo ho detto rigore, non lo so. Alla fine io ero lontano, ti dico quello che mi riporta il portiere. Secondo me è soltanto, cioè, poteva esserci un rigore per noi il primo tempo. Buon primo tempo, però forse poco cattivo. Le gol le abbiamo avute, è cattivo, abbiamo tirato in porta, non siamo stati cattivi. E la palla, diciamo, non è entrata. Abbiamo concesso anche poco a una squadra forte, e secondo me quello è importante, è una squadra che ha qualità, che ha una squadra che starà secondo me anche lassù per il campionato, anche loro. Quindi dai, un'ottima partita. Primo tempo, più che parate del portiere ho sbagliato io, soprattutto sul colpo di testa, perché Marco mi ha dato una grande palla e diciamo che è stato un gol sbagliato io, più che bravura del portiere. Però dai, ci sta, ci prendiamo questo punto e martedì prepariamo la partita in casa. Senti, tu a te piace, cioè hai le qualità per spaziare su tutto il fronte offensivo, dove preferisci giocare? Ma non ho una preferenza, mi vado a cercare lo spazio, poi avendo un compagno di reparto come Simone che per uno con le mie caratteristiche è oro avere un compagno di reparto, ma come gli altri. Però in carriera l'ho fatti tutti, ho fatto l'esterno, ho fatto la prima punta, la seconda punta, quindi non ho una preferenza, diciamo. Tu sei tra i più esperti, no? Hai la consapevolezza di portare sulle spalle una piazza del genere, e credo che l'immagine simbolo sia il gol, no? Subito dopo riprendere, andare sotto la curva e ricominciare subito a giocare. Sì, diciamo, sì, sono uno dei più grandi. Sento parlare molto di pressioni, ma secondo me nella vita le pressioni sono altre. Cioè, facciamo un lavoro che penso sia il lavoro più bello che esista. Diciamo che abbiamo la responsabilità più che pressione di una città che ci segue ovunque, anche oggi sembrava di giocare in casa, quindi oggi soprattutto ho avuto la consapevolezza di far parte di un grande gruppo. In particolare, dopo il tuo gol, penso che era
sulla tua sostituzione tu hai detto aspetta. Sì, no, no, non faccio fatica sempre, anche quando non sto bene fisicamente cerco sempre di restare in campo, poi preso dall'adrenalina. Sì, sì, però dai, sono contento del gol di Battista, se lo merita, perché è uno che dà sempre l'anima anche in campo. Poi il mister mi ha chiesto come stavo, io ho detto di aspettare, di vedere un attimo e poi è andata bene, dai. Sì, ci sta, dai, anche se partendo dall'azione io stavo lì in panchina e la palla era uscita di mezzo metro. Sì, quando sono ripartiti loro, però non ci attacchiamo agli episodi, dai. Siamo alla terza giornata e ho visto una squadra che ha reagito, non era facile reagire dopo andare sotto, andare in vantaggio poi e niente, dai, guardiamo avanti. Io credo che questa squadra qua, insieme al Campobasso, siano le squadre strutturate per un gradino sopra le altre, però ci stanno altre squadre importanti, ho visto i risultati, anche il Campobasso oggi ha pareggiato, il Chieti ha vinto con Roma City, una partita importantissima, e noi oggi in questa partita abbiamo dimostrato che non vogliamo fare la parte dei comprimari, stabilire la posizione è impossibile, però vogliamo fare un campionato importante cercando di mettere in difficoltà chiunque, come abbiamo fatto oggi casa San Benedettese. Io preferisco guardare i miei, io credo che dopo il momento che abbiamo preso il secondo gol, che eravamo un attimino tramortiti, poi ci siamo messi là e quelli che sono entrati nuovi hanno dato grande forza. Perché questa è una squadra fatta per questo, quindi ripeto, alla fine il punto ci sta e penso che sia anche il risultato giusto per quello che si è visto in campo. L'unico rammarico che ho è che fatto il gol abbiamo preso i due gol nel giro di 3 minuti, ecco, su questo lavoreremo e dobbiamo migliorare, però ci tengo a fare i complimenti alla mia squadra contro una squadra importante in una giornata con un pubblico importante. Beh sì, Cultraro ha esperienza, ma aveva fatto bene anche Brusca, però Cultraro è normale, è un'esperienza di aver giocato in piazze importanti tipo Trapani, oggi ha dimostrato di essere un buon portiere.